Signore, salvami! E questo è il grido di Pietro. Se tu fossi stato qui, mio fratello Lazzaro non sarebbe morto. E questo è il grido di Marta. Anche gli amici più intimi di Gesù, quando la vita ha mostrato il suo lato più oscuro e misterioso, hanno chiesto, invocato, quasi provocato un miracolo. Anche oggi la Chiesa riconosce molti miracoli per intercessione di Maria e dei Santi. A qualcuno è concessa la grazia di una guarigione straordinaria. A tutti noi è già concessa la grazia straordinaria di diventare compartecipi di un altro miracolo, svelare il volto di Cristo nella vita concreta e quotidiana del nostro prossimo. Sì, perché il volto di Cristo è già nella storia di ciascuno di noi. A noi svelarlo. A noi lasciarci sorprendere. Potrai se crederai.
il grande coro Hope! Bello, molto emozionante, grazie, grazie di questo momento, grazie davvero. Adesso devo farvi una domanda. Pronti? Siete pronti? Me l'ho segnata perché è importante. Come si dice in ebraico la pace sia con voi? Francese, inglese, massimo genovese, ma ebraico francamente no. Marilu? Io lo so, però voglio che siate voi a dirlo. Lei lo sa. Dai, la pace sia con voi. Sono queste le prime parole di Gesù risorto ai suoi discepoli. Provo a far rispondere gli Anno Domini. Anno Domini? Come si dice in ebraico la pace sia con voi? Evenu shalom aleichem. Vedi? Giusto. Vabbè, allora l'ho capita. Vedi? La conoscevo. Anzi, dall'applauso mi sa che la conoscono tutti. La conoscevo anch'io. Aurelio, dai, allora facciamo sentire tutto il ritornello e noi proviamo a cantarla insieme, perché no? Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem, evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Jésus, le prince de paix, une paix qui dure du jour à jamais. Une paix qui demeure même si le malin nous fait peur, qui agit sur le cœur pour nous guérir en douceur. Une paix qui apaise, pense notre douleur comme un baume, un pansement passé sur le corps. Cette paix, Dieu veut te la donner, te rassurer quand le vent veut souffler. Dans la tourmente, Jésus peut tout calmer et veut naviguer pour toujours à tes côtés sur les flots de la vie pour te protéger. Saremo e nella gioia. Saremo e nella gioia stasera o no? La joie de ne pas le roi des rois. Jésus mort à la croix pour toi te donnera cette joie. Alors crois qu'il a prié pour toi et tu verras cette joie envahira tout ton être, te remplira sans jamais disparaître, te donnera ce bien-être qu'avant tu ne pouvais commettre. Mettre en toi cette joie qui n'est pas éphémère, qui vient du Père, qui opère en ton cœur. Si tu persévères et veux le vrai bonheur, il a tout accompli, donné sa vie pour toi. Et désire que tu sois dans la joie, mon frère, dans la joie, ma sœur. Amore, nous vous annonçons l'amour ce soir. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour avec aimer. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom. Grazie, grazie di cuore. E ci ha fatto di nuovo scatenare, grande. Andrea, io non vedo di nuovo Enrico. Non importa, non so dove sia. Sono qua, mai paura, anzi vengo in mezzo a voi, perché Andrea insiste tanto che noi giovani, vero Marilu, dobbiamo portare delle idee nuove, quindi... E allora cosa ci hai portato? Beh, non le idee, se volete, le prendiamo anche dalla rete, vedi, stavo un attimo guardando, allora mentre, insomma, eravate qui, sono andato in giro su internet, tra una cosa e l'altra, sai, la rete informatica, non certo. So se... Te lo dico, dato l'età, insomma. Fanno i simpatici. Come se io non sapessi che cos'è la internet. Che una cos'è? Gloriosa squadra di calcio milanese con i colori nero-azzurri, anche se io sono genuano e quindi la cosa non mi interessa.
Il grande maestro Andrea Carretti e internet, potremo fare uno spettacolo a parte. Beh, insomma, Andrea, noi siamo giovani, io e Marilu possiamo andare in giro sulle autostrade mediatiche, nell'etere, via wireless, i social network, i blog, le webcam, i blogspot. L'iPad del mio intanto. No, pensa, se vuoi ti faccio vedere. Va perché bene. Quando ero fuori ho trovato sulla piattaforma digitale di Jubil Music, YouTube. Ecco. No, scusate, questo è un festival YouTube. Serio. Dai, queste Andrea, dai, che voglio vedere il video. No, vediamo se prende. Eccellenza, scusi, sono giovani, lasciamo fare. L'importante è che non esagerino e che quello che cerchi sia all'altezza della nostra serata. No, lei vuole vedere il video, no? Vedere. Vediamo se la regia, la web. Cioè, vediamo se c'è, prende la wireless, se riesco a connettere con la cosa. Vediamo un YouTube. Po'. YouTube, allora. No, è importante. Ad esempio, proviamo a mettere, non so, una parola chiave a tema. Prova tu, prova a mettere. Webcam parrocchia, prova. Ma se ce capace, la fai. No, che... vabbè. Webcam parrocchia. Vediamo che cosa esce. Sì, ecco, ad esempio, interessante. Io direi, se sei d'accordo, clicco sul primo. No, io non sono d'accordo, ma fai. Dai. No, dai, sì, lo voglio vabbè, dire. Dai. Allora, clicco sul primo, vediamo un po' se va. Proviamo. Ascolta un po', Astolfo, oh mio sacrestano, qui è di nuovo finito il toner. Ma è possibile, scusami. Eh no, Astolfo, è il terzo in una settimana. Ma cos'è che fotocopiate? No, ascoltami, ti avevo detto di fotocopiare la scheda dell'8x1000 e non di fare 8000 copie della scheda. Astolfo, e non usare quel toner con me, quel tono con me. Sì, scherzo, ma fino a un certo punto, eh? Dai, svegliati, su! Adesso ti lascio che devo selezionare i premi per la pesca di beneficenza. Sì, vediamo cosa ci hanno mandato. Dai, ci sentiamo dopo. Dai. Hanno mandato, allora, un lucchetto senza chiave, una videocassetta di Wang Fung, la tigre sulla muraglia, senza sonoro, un'agenda del 1987, senza gennaio e febbraio, e un paio di occhiali senza lenti. E sarà tutta una montatura. Dovevamo rifare il tetto, dovevamo rifare i pavimenti, dovevamo rifare le porte del campo da calcio, e vorrà dire che rifaremo la pesca di beneficenza. Ma sai che sto Wang Fung, la tigre sulla muraglia, non è niente male? Hai capito cosa si trova? Scusa, ufficialmente. Questo è YouTube. Ma questa è bellissima. Però devo dirti che io quella faccia lì ho già vista da qualche parte. Vabbè, senti, vabbè, Enrico, io vado, una... vai a cercare delle novità in carne ed ossa, per cortesia. Va bene. Aspettate un attimo! No, cosa c'è? Aspettate! Sì, no, perché... Mi avevo mandato un messaggio all'autore della clip e sì. mi ha risposto. Vediamo se riusciamo a collegare la chat con la webcam. Aspetta un po', se clicco. Se ce la fai bene, se no dovremmo. Abbiamo gente, allora magari andiamo avanti. Ma un collegamento webcam. In diretta webcam. Ci sono riuscito, vai, andiamo. Pronto? Astolfo? Ecco. Senti, no, devo lasciarti in fretta perché devo svelare un segreto pazzesco. Ci sentiamo poi dopo, d'accordo? Ciao. E allora, fin qui abbiamo scherzato, ma noi dobbiamo essere davvero riconoscenti ai nostri sacerdoti, perché sono quelli che tutti i giorni rendono presente colui che è davvero il nostro pane quotidiano. E lo fanno nella mia parrocchia, nella tua e anche nella tua. E allora occhio, perché in parrocchia c'è già il tuo posto. Occhio! Perché in parrocchia la comunione fa la forza. E occhio, perché in parrocchia c'è oggi il nostro presente e domani il futuro dei nostri figli. Occhio. Come sono andato?
Lo dicevo io che era una faccia conosciuta. Eh sì, è proprio lui, comico di Colorado e della prossima edizione di Zelig. Grazie a Giampiero Perone. Un grande applauso ancora a Giampiero Perone, collegato via webcam da casa. Guarda. Metti a posto. Metto a posto. Grazie mille, Enrico. Grazie.